Udinese-Inter è iniziata secondo i canoni consolidati del calcio. Strette di mano per Bergomi alla 634esima partita come Facchetti, musi lunghi in panchina per Ganz, da tempo Oxon preferisce Branca con Carbone. Zaccheroni ha schierato l'Udinese tipo, tranne lo squalificato Helweg sostituito da Matrecano. E via che si parte. Subito si fa strada l'idea che sarà una partita veloce, muscolare e a tratti un po' avventata, come quando Pagliuca esce dai pali, dando la prima possibilità di andare a rete ai bianconeri. Ma chi pensa che per l'Udinese si apriranno varchi si sbaglia, perché la difesa nerazzurra in seguito sarà molto attenta, mentre in attacco sfrutterà l'arma della velocità. Arma vincente che permette a Fontolan di siglare al 23esimo la rete dell'1-0 e di far capire che l'Inter va. Noi soffriamo contro le squadre che sulla carta sono inferiori a noi e mi sembra che oggi abbiamo dimostrato che insomma un po' di maturità in più questa squadra l'ha acquisita. Maturità nel gioco, ma in campo il nervosismo comincia a farsi sentire di qui e di là. E così inizia il valzer delle ammunizioni. Prima Fresi, poi Carbone, e tra un cartellino giallo e l'altro si registra una bella azione di Fresi, che sta prendendo confidenza nel ruolo di centrocampista con Ins, e un bel colpo di Poggi che trova un Pagliuca prontissimo a parare. Ma poi si ritorna ai cartellini gialli con Fontolan e con Ins. Al 45esimo Carbone commette fallo sul Rossitto, poi la palla arriva ad Ins, che entra in area, riceve un calcio da Bia e cade. Risultato, Bettin ammonisce Ins per simulazione, l'inglese lo manda al diavolo e riceve un cartellino rosso. Ins però non se ne vuole andare, ma poi viene trascinato fuori con grande disappunto di Oxon. Quando l'arbitro fa 8 cartellino giallo e 2 espulsi in una partita dove non c'è un contrasto, noi sono molto arrabbiato, soprattutto per l'espulsione di Ins. Intervallo. Ma mentre sugli spalti torna la serenità, nel sottopassaggio sono accaduti gli episodi in campo e nel sottopassaggio che non voglio commentare, spiacevoli, che hanno creato tensione e noi ci siamo cascati. Sì, lui non ha visto qualcosa così in sua carriera, non ha fatto una lunga carriera, è normale in una situazione molto calda. Il diverbio sarebbe sorto proprio tra Oxon e Desideri e altri giocatori. Inizia così il secondo tempo, con Zaccheroni che sostituisce Matrecano con Shalimov e con Birov che irrompe su Pagliuca. 3 punti di sutura per il portiere, ammonizione per Birov. Poi si ricomincia a giocare e arriva il rigore. Branca stretto in area tra Calori e Rossitto, per Bettin non ci sono dubbi. Al dischetto si presenta Roberto Carlos e non sbaglia, 2-0 per l'Inter. Per l'Udinese la gara è più che mai in salita, anche per l'espulsione di Rossitto al 30esimo. C'è un altro rigore da dare 2 minuti più tardi. Fresi tenta un pallonetto, ma Gregori lo atterra in aria. Ma questa volta Bettin non se la sente. I ritmi ormai sono convulsi e l'Udinese riesce ad accorciare le distanze grazie all'ottimo Ametrano che serve Birov, colpo di testa per il 2-1. Ma ormai non c'è più niente da fare. Fine della battaglia. Bilancio. L'Udinese rimarrà senza Rossitto contro la Sampdoria e l'Inter affronterà la Fiorentina senza Fresi, Fontolan, Carbone e Ins. Il solo problema è che la prossima settimana, con tutti questi giocatori squalificati, che Facchetti e io deve giocare. Da Udine per la Domenica Sportiva, Cinzia Maltese.